Finalmente è arrivato il giorno della prima cinematografica del film 2000 passi, realizzato dalla 23esima Strada Studios. L'attesa è stata trasformata in una grande giornata di festa con gli attori, la crew, i responsabili di produzione Carmelo Cambria e il regista Federico Maio, che hanno calcato il tappeto rosso e l'auditorium di Pace del Mela tra due ali di folla, accompagnata dall'applauso e dalla musica di Masba. Dietro questo film c'è davvero tanto lavoro, è da 7 anni che lo stiamo realizzando, ma il lavoro vivo è stato per 2 anni pieno. Abbiamo cominciato con creando le scenografie, lavoravamo soltanto in realtà io e Federico e qualche attore di quelli che avete visto che ci aiutava, quindi tutto quanto fatto dentro in casa. Dopodiché siamo passati ai costumi, ci siamo fatti aiutare da un reparto costumi, c'è stato tanto lavoro di ricerca, soprattutto storica, sui costumi. Dopodiché ovviamente il casting, abbiamo preso tutti gli attori e finalmente abbiamo scelto la crew, che voglio ringraziare di nuovo, perché senza la crew fantastica che abbiamo avuto non avremmo mai potuto fare il film. Come ha detto Federico all'inizio, ci vogliono più di 50 persone per fare un film, noi eravamo in 8, quindi veramente lavori fuori dal comune. Dopodiché, niente, finalmente il primo Chuck il 6 di settembre 2021. Un film avvolgente che racconta in modo ironico una fase della guerra, quando un gruppo di soldati scappano alla Repubblica di Salò per ritornare nella loro amata Sicilia, e da qui si intrecciano storie d'amore, d'amicizia, tradimenti e momenti difficili. Federico Maio e Carmelo Cambria hanno voluto ringraziare il numeroso pubblico, le famiglie per il sostegno, e hanno sottolineato che per realizzare il film la troupe era formata da sole 8 persone, ma soprattutto hanno voluto evidenziare l'amore per la Sicilia e la voglia di lavorare nella loro terra. Ma la Sicilia non si tocca, la Sicilia, se io sono siciliano e resto in Sicilia, chi parte schifando la Sicilia e poi dice che è siciliano perché la gente in giro gli fa i complimenti che è siciliano, no, a me non mi è mai piaciuto. Io sono qui, mi impegno qui, c'è un discorso anche nel film che diciamo dà questa idea, che espone questa idea mia, che è mia, poi ognuno la può vedere dal suo punto di vista. La Sicilia è una donna e va trattata come si deve. Capisco cosa vuoi dire. Ma devi stare tranquillo, che stai vivendo un miracolo. Vuol dire che te lo meritavi. Tutti ce lo meritavamo. Che mio fratello non si meritava di vivere questo miracolo. O forse ha fatto arrabbiare Dio per qualche motivo. Non so cosa dirti, Sara. Fa male per loro. Io l'ho visto così tante volte, anche se spezzettato, che ormai non me lo sono potuto godere al massimo oggi, tranne all'inizio che ero molto teso, perché giustamente è qualche battuta che l'ho presa, però magari a me ci vedo troppo la parte tecnica e quindi ancora non lo riesco proprio, però diciamo quello che ho potuto capire dalle persone che sono venute a vederlo, penso che sia piaciuto almeno un pochino. Prossimo film? Non si può dire. Top secret. Oh yeah!